insomma, sei stato abbastanza impegnato oggi pomeriggio, però ti sei disimpegnato ottimamente, come del resto tutta la squadra. Rimane un'ottima prestazione da parte del Chieti. Sì, abbiamo fatto una grande prestazione, secondo me. Il primo tempo ci ha messo un po' sotto perché sapevamo le qualità della San Benedettese, quindi era normale, soprattutto davanti hanno grandi qualità, infatti con questi cross ci hanno messo un po' in difficoltà, però siamo riusciti a sventarli. Sulla catena di destra abbiamo visto in particolare nel primo tempo con Zini e Cherriota, soprattutto il numero 7 della Samb, che davvero ha insomma scatenato un po' il panico, no? Ha seminato il panico nella vostra area. Sì, sapevamo che Cherriota è un grande giocatore, cioè un grande mancino, metteva dei grandi palloni in mezzo, però sia io che i due centrali di difesa siamo riusciti a neutralizzare i suoi cross e le loro possibilità di far gol. Senti, abbiamo visto una coreografia davvero da brividi, la curva Volpi, tu come l'hai vissuta proprio dal campo? Fa sempre effetto perché sapevamo era una grande partita, i tifosi hanno risposto bene come sempre, quindi speriamo che continuino così a supportarci, che ci servono. Possiamo dire l'ultima che Servalli sta acquisendo sempre di più fiducia in se stesso e dà fiducia anche a tutto il reparto? Sì, la fiducia viene pian piano, ci sono state le partite meno belle, pian piano sto ricominciando ad avere fiducia e a migliorare le mie prestazioni. Domenica a Civitanova. Sì, è una partita difficile perché li abbiamo incontrati già in Coppa Italia, speriamo di stavolta riuscire a vincere e andare avanti in classifica.